bravo, sono perfettamente d'accordo. Allora, quindi siamo alla fine degli anni 70 e abbiamo a un certo punto un tale, no? Perché si parla di scuole cantautorali, da Genova all'Emilia, si parla a Milano con Gaberi, Annacci, e poi però in realtà la scuola cantautorale, che non esiste, esiste un'area, esistono delle aree regionali, ma soprattutto delle aree di tendenza. Ecco che arriva improvvisamente da Napoli un rock and roller quanto mai bislacco, che comincia con la canzone di protesta a utilizzare un sistema, diciamo così, un po' tra Dylan in qualche modo e la satira e l'ironia e la tarantella napoletana. Ecco, quest'uomo si chiama Edoardo Bennato, ovviamente non poteva mancare un classico che diventò in qualche modo la prima vera e propria presa in giro per la discografia italiana. Infatti la canzone si intitola Abbiamo degli intenditori, vai. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe.